Ciao. Facciamo una presentazione. Occhio allo spiraglio che non vorrei, eh? Beh, Mettiti lì ragazzi, me la devi davanti. presentare, poi me la devi offrire. Così, secco e duro. Sì, come cazzo avete fatto, cioè? È un pony, sì, è un pony! Non ho mai visto un pony in vita mia, ma sei bellissimo comunque, Jasmine, eh? Sì, Infatti non ma... può essere il sub in mezzo questa, cioè è una cosa Non mi ricordo mai il suo sbagliatissima. maschio. E si chiama? Zenzero. Zenzero si chiama. Ah, Senti, a piedi, eh? comunque lo facevo un po' più Ma piccolino, che piccolino, ma è enorme. Mamma mia, Berlusconi. Berlusconi è bellissimo. È me lo sempre. sono puppato Sai che tanto. Berlusconi in realtà è l'Edgar abito di Men in Black? Edgar? Sì. Cazzo, cioè, nel senso, è esattamente Dentro quello. c'è un Dentro c'è alieno. una piattola. Ah, una piattola? Sì, c'è una Stava un piattola. alieno. Ebbene, L'alieno è una sì, piattola, nel senso. chiaramente. Sì. No, da noi sono le 5 e mezzo, che comunque ma è se non ha presto. ancora capito il Comunque è concetto presto, di fuso orario, cioè, No, non ha mi sa ancora di capito il no. concetto di fuso Faccio il fuso orario. orario ce l'ha dentro. Lui è arrivato a New York e ha detto: ma perché il mio orologio non va? Perché che cazzo succede? Chissà Che cazzo quanto. succede? Mamma mia, si sarà sfogato il Io maestro. parco! Vabbè. Si sarà sfogato bene, È ma sì. caduto lo spazzolino. Grazie, Sora. Dipende da dove ti è caduto. Ti è caduto nel cesso. È qui fuori, che ma. succede? Allora è qui fuori. È già aperto, Edo, è già aperto. No, perché dice, c'hai i vetri scurati, non si vede dentro, che mafioso di merda. Io ho fatto, scusa, ma suona? E lui ha risposto, sdrogo. Cioè, è veramente rimasto al 2008 quel ragazzo. Cioè, ma io veramente non... Se senti, ha suonato ora, c'è veramente la follia. Non... Io non ce la... Raga, Ma tu c'hai è il secondo giro di maratona, io non ce la gli faccio già più. ospiti con i problemi. C'hai il mostro di Colle Salvetti. Cioè... È il mostro, eccolo qua, il mostro di Colle Salvetti. Bravi, non fate bannare Dario. Oh, assolutamente. Buon divertimento. Il rischio ban è stanotte, non so se... Grazie Lungaro, benvenuto. Mettiti a sedere. Dal cioccolato alla merda, praticamente. Perché, povero Rick? Cioè, no, dai, no, scusa, perdona. Ho sbagliato, ho fatto confusione. Mamma mia, Dario ha appena ammesso che gli piace di più la merda no, del no, no, cioccolato, no, no, no. Dico solo questo. Beh, dipende, dai, però non... non c'è che... Guerre, omicidi, devastazione della socialità, emarginazione, lotte contro le... Tutto per una mignotta. È incredibile, ragazzi. È incredibile. Incredibile, ma sai come potete risolvere? Abbonandovi a questo canale. Ma scusami, te Ma quindi non è chiedi. mio, è dentro, era già qua. No, chiaro che non ti porti uno Non l'ho sgabellino, un portato valigio. come bagaglio a stiva. Ma non è vero, ce l'ho anche in Svizzera, sì, però che cazzo vuol dire? Lo sgabellino della merda. Sai che io si caga, perché devi sapere che ti si apre il Il canale Non no. voglio sapere cosa ti si apre con lo sgabellino della merda. Non dircelo, Esce non meglio dircelo. la merda di Vabbè, questo grazie, grazie, grazie. Ma canale. prima, ma prima chiede il permesso. Cioè, ti dico, scusi, posso uscire dal suo culo? Per caso? No, 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 Non te lo esce chiedo. meglio. Ok, esce Liscia. meglio. Sì, Liscia. sì, sì. Sì. Sì, esce liscia. Come un Devo lavare rilassativo. la e Non so, mi fai un droga, bel ballo? Mi ricordo. fai un balletto? Fai Sì, balletto, fai Fa Fortnite. balletto. Però devi mettere la camera. Ecco, Ascillo. vai, vai, Come vai. vai? Balla, balla, balla. Qual è il Fai il ballo? balletto, poi Quello lì. fai il sium finale. Il dentasloss. Ma fortissimo. Oddio. No! Fortissimo. Come l'ho fatto? Lo sapevo. Ma poi fai un balletto. Velocissimo. Sì. Bufalitico. Questo gli era lì. Sono riflessioni di un uomo che cerca in ogni sera di fare ordine all'interno di un'esistenza che era veramente devastante. Perché lui era imperatore, non voleva fare l'imperatore, in un momento storico in cui Roma era alla maggiore espansione, quindi c'era guerre da ogni dove, questo qua, ogni sera si metteva lì e scriveva quello che gli era successo durante il giorno. Ma non lo scriveva per gli altri, era per se stesso. Infatti, quando leggi Marco Aurelio, tu fai un delitto, leggi le lettere di una persona che non voleva che tu le leggessi. Però sono estremamente importanti, perché ti dicono una cosa: se vuoi capire la tua vita, devi usare i momenti di noia per pensare a te stesso. Cioè, la noia è il momento in cui tu devi
devi avere il coraggio di dire: ma oggi che cazzo ho fatto della mia giornata? Cosa ho fatto delle mie ore, del tempo che ho trascorso? E ti accorgi, devi essere onesto con te stesso e dirti le cose che hai fatto e che devi migliorare. La noia è quell'occasione lì, cazzo. Aspetta, però qui. Ok, adesso andiamo avanti così, no, tutto il tempo. È perduto tutto. Vedi, lo sapevo che succedeva sta cosa. Ok, è semplice. Mario Moccia, vaffanculo! Mi sa che c'è un po' di audio metallico. Aspetta, fermo. No, no, sì, no! Cittadini! Non si fa. Dal balcone, io vi dico, Dario Moccia è pronto per conquistare! E questo era Totò, eh! Era Totò, ragazzi! Totò, evidentemente Totò! È Totò! Dov'è il tasto douche? Qual è il tasto douche? Questo. Eccolo qua. No, non mi fa far roba. E qui così torna. Io non dovevo scoprire il tasto douche. Cioè, non lo voglio sapere. Non voglio sapere. C'è la vasca. Cosa sta facendo? Così, la vasca. Oh, ragazzi, è veramente... Così, ragazzi. Grazie, Edo. Ecco, grazie. Fai vedere come ci si lava. Sei dai, molto gentile. Amo Voghelita che sta mostrando la sua ascella e si lava l'ascella. Comunque, questo è molto Massimo in maratona, perché faceva. Comunque, ti svegliavi sempre e espletavi le tue funzioni vitali così. Era belle quelle maratone. Prima che i tumori invadessero questa piattaforma. Pezzi di merda. Ma non ho invitato tumori. No, io me ne sono andato. No, fortunatamente non c'ho le orecchie grosse. Ci stanno, dai. Mi mettono inquietudine. Secondo me sono da cattivi. Le orecchie grosse? Facci caso a chi ce l'ha e capisci. È vero. Berlusconi c'ha le orecchie grosse. Ivan Greco c'ha le orecchie grosse. Ivan Greco c'ha le orecchie grosse, sì. Tutti quelli che hanno le orecchie grosse hanno qualche piano malvagio tipo per il futuro. Ivan Greco che piano malvagio ha? Vuole diventare palesemente sindaco di Roma per poi, che ne so, tramutare tutti in... Cosa di ieri. Vogliamo parlare della figa di Dario Moccia. Cioè, la figa fisicamente di Dario Moccia, capito? Non ho figa, cioè, al momento. Cioè, non ho... Secondo me tu hai una figa dentro di te. Sì, cioè, ricorda che la figa... Oh, Lori, non si può... Vabbè, Damian War che regala 30 abbonamenti. Dio, mi sono infilato un dito in un occhio. Boh, che cazzo di reazione è? Scusa. Ragazzi, 100.000 iscritti, 100 persone deportate. No, non è. Non penso che poi. Meno male Rick ha abbandonato Twitch, perché se no ti avrebbero fatto abbandonare loro. Che cazzo dici, Cristo Dio? Che poi le distanze. Sì, è un'ottima idea. Sì. Non è la strada giusta, ve lo dico, ragazzi. No, portatelo a casa, fatelo dormire. E essere a posto, dai. Riccone. Adesso ci muore, eh? Adesso ci muore, sì. Ma portato al pronto soccorso questo. Sto morendo. Boh. Ragazzi. Chi è, oh? Grazie a... Oh, Leclerc. C'è una parola, quando arrivo qui in questo punto, che è durissimo. Immagino. Cioè, c'è l'osso. Bravo. E mi ci vuole sempre una parola magica che tutte le persone che mi seguono conoscano. Dio Cristo. Tasse! Perché lui ho... Avrei tagliato pure il pezzo di legno sotto, probabilmente, guarda. Madonna, è enorme. Questo quanto è all'incirca? Sarà 2 kg e 100, se sei indovinato. Guardiamo un po'. Aiuto. Cliccato? La figa di Dario Moccia. Ah no, ho sbagliato. Di qua. No, non è che ho sbagliato. È ancora la figa di Dario Moccia. Così. Ma che gioco veramente... Cosa? Che non c'è niente per ora. È inguardabile. Ma è bellissimo a livello estetico, cioè. Lo odio. Va bene. A bontare. Fa del fenomeno. Eccoci. Ed è stato devastante.
Ecco, vabbè, non vi consiglio di fare queste figure di merda. Non sono queste le figure di merda. Cerca di dare la mano a Bocelli, può succedere. No, l'ho visto, anche in Rai hanno provato a fare una roba del quella genere. Quella volta Pizzul, che è ai mondiali, ha detto... A Bocelli, bello. Hai visto quella, quanto è bella questa azione? E l'altra ha risposto: ma io non posso. Che non ci pensi, capito? E non ci pensi. Vabbè, anche quindi... io a Poli ogni tanto dico: ma pensaci a questa cosa, ragiona. Però non mi... poi te ne scordi, eccetera. Comunque, buttatevi, amici. Bravo, bravo, con la canzone. La mia prima corona. Passa. Dovresti passare su questa. Ecco qua. Guarda ancora qui. Poi qui, così la strada è quella. Lo sai? Ah, i cazzi mi fanno male, mamma! Non ci sei fatta, dai. Vabbè, però non me la so cavata male. Non si potrà mai dire. Però so di una ciola veramente di dimensioni pazzesche. Ma è parlando di bellezza maschile. Ma stai pensando, cioè, comunque, se me la dici così vuol dire che è uno imprevisto. Cioè uno che non, sì, che non associ mai a una roba del genere, ok? È uno G. Allora lo so. È uno G. Ho già bello capito. No, no. Allora, te sei libero di non rispondermi, ma io scommetto tanto, non tutto, su J-Daz. Non risponderò. Ci penso io. Ma no, dobbiamo farla bene questa cosa. Sono d'accordo, cioè ci mancherebbe. Fammi vedere il bicio come spawna qua. Mazza, è morto ormai. Fammi vedere il tricio. Il tricio esiste, eh? Ancora. Una raffica di cazzotti. No, qualcuno... Ma guarda quello, cazzo. Scusate. Sì, no, ma è normale. Ma banna. No, sì, no, ma che banna. Si rivela queste cose, esplicita le funzioni. Al che, che bello. Guarda. Ogni maratona fa così, eh. Quanto si riempie. Si lava, si sciacqua. Di bava, dentifricio e mucco. Sì, sì. Chiaramente Totti dentro un costume da pony. Bella come idea, cazzo. Che basta. Ma siamo dati un contegno, Cristo. Ma non ce n'ha contegno. Edo è energia purissima. Questa è energia. Oh, cazzo. Io vado a fasi. Sto un'ora di energia purissima, un'ora di riposo. Boia. Cazzo, una vita. Questa scommetto che è l'ora di riposo, giusto? Scommetto che è l'ora di riposo. Infatti. Minchia. Povero Fazzone. Povera Vogelita. Ma povero porco, scusa. Stream in inglese anche te. Sì, poi faccio la fine del pelato che ha la barba. Grazie, Jamir. Sì, stream, faccio 24-7 Dead by Daylight. Ah, yeah. No, quello che funziona... Vediamo, aspetta che c'è. Ci sono... È partito il tuo regalo, in questo momento. Quindi è un pacco. Sì, in America vanno a Boston. È pieno di gente che parla come Berlusconi. Sì, l'influencer. Non ce la fa più, sì. Lui non ce la fa veramente più. Io? No, Silvio. Però mio padre. Okay, pensavo io. Sì, no, sì, che cazzo. Comunque... ci deve fare un torneo, Nanni ha detto, e faceva, no, scusa, non mi stavo facendo una sega, stavo semplicemente un'altra cosa, lei è stata zitta per 40 minuti da quel momento in poi. Davvero? Mazza che palle. È napoletana, zio. Ah, ok, vabbè, no, allora, nessuno, ok, non era solamente per capire. Nanni mio padre. Ha ragione però Nanni su una cosa, È buona. Sentiamo la nannata perché io non l'ho mai vista. Alla nannata. Kasumi, ciao. Ciao. Ti voglio dire una cosa. Se durante la partita mi sentirai fare tipo... non è quello che pensi, semplicemente ho bevuto un Actimel scaduto da 3 giorni e può darsi che mi stia cacando addosso. Tranquillo, non è un problema. Grazie. Figurati. Se vuoi... Da qui in poi lei si è mutata per sempre. Poi ti porto il pannolone. Non sarebbe ti ci manco male. Io metti te? Vabbè, no, se lo mette da solo, penso che sappia farlo. Cioè, capito? Stai su internet. No, ma non è solo internet, ma cioè è palesemente una cazzata, cioè. Poi, cioè, capito, non è che ti sto facendo veramente la voce da pedofilo dentro l'orecchio. E te la sto spammando da un'ora e mezza. Cioè, io non capisco queste cose. Ascolta. Grazie, culo. Non dire in realtà. Ma mangiato tutta. Questa roba qua ho mangiato tutta.
Grazie. Dai, di qua già c'è l'infiletto, che diciamo che è la parte leggermente più morbida e questa è quella più masticosa. Dai. Meraviglioso, grazie, grazie caro. I sali per la città? Sì, i sali sì. Grazie ragazzi per i 20.000 abbonamenti, grazie di cuore. Sei 20.000? Sì, sì, sì. Vergognoso. Vedete, sono numeri da maratone. Silvio ormai è un totem, cioè devi trattare come i vecchi indiani d'America trattavano i totem, degli animali, no? Che erano tipo i totem, è quello ormai Silvio, No, non è morto, ragazzi, Berlusconi. È una notizia che è continuata a dare. Oh, Dario, da anni. Ma ti immagini cosa succederà quando muore Berlusconi? No, sì, non ci vuole. No, che sarà quest'anno sicuro, però... Aspetta, quest'anno sicuro sei disposto a giocarti il Toto morto? 100%, sì. 100%! Muore quest'anno, 100%. Ragazzi, segnatevi questa cosa qua. Fra 2 anni, con Silvio Premier... Ma non è per mancare di rispetto alla famiglia, eccetera, però 100%. Fra 2 anni, con Silvio Premier, ne riparleremo. Sì, salve, sono di nuovo qui, anche se Dario Mozza aveva detto... Ci andiamo a prendere. Va a prendere il cappello. Vedi, la mossa. Fai come ti pare. Tex. Belli pupazzetti dietro. Ti piacciono i cartoni animali? Sì, a te? Grazie Simonino e Polaretto. La categoria. Ma cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sono... Cosa vuoi? Marco Smocco! Oddio! Ma no, ma che sforzi! Marco Vomito! Perché c'è il magro? Guarda il nome? Guarda il nome? Giambazzo! Fochelita, ma cosa stai facendo? Ma riprendi un po' di dignità! Riprendi un po' di dignità! Ma poi dove sei ora? Quanto lavora? Io piavo quando lavoravo al sushi, piavo... Che lavori hai fatto prima di... Ho portato i volantini. Idem, anch'io, sì. Vabbè, quello penso l'abbiamo veramente. L'hanno fatto. Per pagarmi la vacanza a Barcellona mi sono fatto i volantini. Che? Sì, Minecraft è il gioco più bello della vita. Cioè, te hai toccato. È come se tu fossi andato, cazzo ne so, a Pontida e avessi detto: boia, sapete che Erduce è proprio un figlio di puttana. Cioè. E ti hai fatto proprio un errore. Noi la monti. Ma sì, perché è venuto veramente figo. Sì, sì. Oh. Forse perché Blur sembra il tuo segnello di Bologna. Beh, però sì. Non mi fate parlare di Bologna live. Anch'io non mi fate parlare di Bologna. Non mi fate parlare di Bologna live, perché non voglio parlare di Bologna live. Nemmeno io. Perché c'è Bologna animale? C'è il bolognese. Ho appena detto che non ne voglio parlare. C'è il bolognese. Sì, effettivamente è stato un po'... No, grazie. No. A me non dispiace come città, nemmeno bolognese, dai. Come città? No. C'è paura di cibo, vero? Dai, cibo. Cibo dopo. Cibo, se mangi, se sai dove andare a mangiare, mangi bene. Parliamo però esci dal ristorante, dopo aver mangiato bene, giri un angolo e c'è sta quello che si sta a fare. Oh, no, cioè Bologna è e non fredda, piace. Non la vedrai così estrema la cosa. Cioè stasera sì. Ignora l'esistenza. No? Ma a me non piace, lo sai. Non ti piace? No. Vabbè, ma poi guarisci tranquillo. No, ma non... Da che cosa? Cosa? Da che cosa guarisco? Dal fatto che non ti piace. Ah. Oh, perché secondo me... Che dicono i maiali? Fammi leggere un po' di stronzate. La cena sarà in live? No. È una maratona che stacchiamo. Pezzo di merda. Guarda se gli ritrovo il nome di quel bellissima pezzo di stronzo. Bellissima risposta. No, tanto non glielo ritrovo. Si salva questa. Sto piavambolo clamoroso. Bellissima risposta. No, voli non più. Grazie mille a Marric, 96 per il gift. Grazie mille a Becio con il Prime. Benvenuto, Becio. 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 Benvenuto. La tua? Ma che cosa? Ma perché dovrei? Sei pazzo? Sì, ma mandagli un messaggio. Ti faccio fare tipo un pack di alert. No, non hai capito. Ti devi far fare la sigla. La sigla di Wanda Attacchi a live di Joker, sì, dedicata a te con le rime su di te. Cioè, come mai non hai mai avuto quest'idea? Sei pazzo? Forse sono intelligente, guarda, probabilmente. Te sei pazzo. Cioè, ma faccio fa io piuttosto, eh. Vai, guarda. Piatelo, vai. Collo alto, da okay. Don. Da donna proprio. Da donna, nel senso... la metti fissa, tutta sgranata però, frittissima. E poi metti la sigla blu di 3 minuti. Che ti fa lui? Questo è il tuo pre-live. Sigla per introdurre la live.
Tumblr, negli stalloni entri nella stalla, ti tromba la mamma. Il declino di Tumblr su Twitch è iniziato così, probabilmente. Ma che sarebbe un'ottima idea, ma non state appresso a queste follie di una mente malata. Io lo farei subito. Elena! Ehi! Quando è che si farà una bella scena a quattro? Cena? Sì, una scena, sì, certo. Certo, cena e basta. Che vuoi? Cena e basta. Sì. Aspetta, Edo, aspetta. Se loro vogliono... No, no, aspetta, se loro vogliono no, anche... No, se vogliono no, aspetta. Vi posso parlare? Ok, se loro vogliono il dolce e noi no, è giusto che loro mangino il dolce, scusami. Vuoi il dolce tu? Non ho capito, il dolce non fa parte. Dipende da cena. Cosa. No, no, io... No, no, io a me non piace il dolce. Io sto per cazzo, prendo il caffè con Edo. Io prendo il caffè con Edo. Anzi, prendiamo un caffè. Sì, sì, ci scambiamo il caffè. Okay, così, così. Perfetto. Sì, sì, sì. Okay. Non ci siamo, ragazzi. Un gigante tipo in otto persone. Rovazzi che fa, cioè dal nulla, parlavamo tutti di altro, fa. Comunque questo, eh. E c'aveva tipo c'aveva un Audemar Piguet, c'aveva una roba genere, un orologio che costa tanto. Questo pesa quanto tutto il tavolo, eh. Silenzio di tomba. Mi metto il braccio indietro e io inizio a mangiare. Cioè è stata proprio una cosa fuori luoghissimo. Nemico, insomma, Vegeta. Ma cosa? È una tua roba questa, eh. Non puoi nemmeno dirgli un cazzo, è tua sta cazzata. Cioè è una roba che te fai tipo ogni due minuti se non sbaglio, tipo. Dario, puoi dirmi mi consigli il Monster Urasawa? E continui. Bella ragazzi, stavo dicendo mostrini di gomma. Non puoi dirgli un cazzo, vai avanti, non ti permettere. Dicevi? Quando mi sono fatto un giro qui, ho detto tipo, ok, troviamo il ristorante, ma non... Non è facilmente, no, ma non è qui, eh. Non è qui. Non sono arrivati. No, no, sono arrivati, ma non è qui. Rick, ma poi Rick ha cambiato proprio la voce. Cioè, non è la sua voce. Sai che sembra, oddio, sembra... Oh, cappello di paglia, dai, come si chiamava? Sì, sì! Vabbè, è uguale... sì, io l'ho guardato prima, è mio padre. E cioè, Giorgio Cappello di padre, è il mio nuovo padre. Adesso fa tutti i TikTok contro le donne, tipo pesantissimi. Sì, ho visto, cioè, proprio sbagliati. Proprio TikTok sbagliatissimi. Però, guarda, uno che... Tu ci incazza di brutto, ma brutto, brutto, brutto. Di brutto, brutto, brutto. Ecco, questa roba qua, tipo, Vegeta. Brutto, ne? Il vapore che emette dai suoi buchi può raggiungere anche i 90 gradi centigradi. Conosco ragazze che invece dai buchi emettono dei gradi che... Più che gradi della pressione... Wow. Wow. Io direi che con questo ci fermiamo qua. Allora, che sofferenza a volte, bro. Le battute sulle doie. Mai vista? No, su Twitch Olivia. Io curo Lili. Non Olivia. Dire niente. E poi Claudio Biagio. Non toccare curo Lili perché ti ammazzo. Ma che devo toccare? Ok. Cioè, oddio, nel senso. No. Bella, bella fredda. Poi mi scrive. Una bellissima ragazza, si dice. Ragazza. Oh, ragazza. Che cazzo. No, no, ma mi figurate se dico cose. Fregna è locale. Avrei detto donna. Avrei detto. Vabbè, sì, donna. Fregna e... Sì, sì. 100 sub o 1 miliardo? Ah no, 1.010. 100.000 perché a me ogni volta è tornato a casa. Se mi distrugge solo la postazione, che so dare. Se la tua sono 10 euro, quindi non ce n'è problema. Abbasso. Cazzetti. Un abbonamento. Distrugge la postazione. Eccolo qua. Non so se si può far vedere. Sì, 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 no, sono mutande, eh. Mutande, sì. Era una clip di... Mutande? Sì. No, non... Aspetta. Ecco, lo facciamo partire da qui. Bravo. Questa è qualità pessima, raga, perché proprio... E sbaglio tutte le volte. Ma cosa cazzo sta succedendo? Mi dissocio. 2-1, urlo Samsara. Ovviamente il Samsara, eh. Mi dissocio. Mi dissocio. 40 anni. Kevin c'entra. Mi dissocio. Mi dissocio, cazzo. Cioè, questo qua
E continuava a inquadrare Julia e a dire mi dissocio. Guarda, vedi come una festa. Sì, come un festone gigante, ma perché non farlo? È bellissimo. Ma poi il vestito. Ma se nessuno associa. La cosa più bella è il vestito per la festa. Perché ovviamente la sposa il vestito. Si cambia dopo. Senza reggiseno, cioè. Ah, stupendo. Sì, lo so, stavolta già me l'hai detto mentre giocavamo a cappette e mi hai detto no, ma la scopata col vestito da sposa, oltre. Mica in realtà puoi anche non toglierti, ma schiacciartela contro la narice. No, non le voglio schiacciate contro la narice. Grazie. Ecco qua. Grazie. Cosa vuoi? Che cazzo vuoi? Vestiti, dai. Vestiti. No, tieni. Tieni. Guarda, hai visto il succhiotto? Ma non c'è il succhiotto. Ma cazzo, c'è un succhiotto grande come, lo stato del New Jersey. Senti la... Cos'è? Come Totti con la magica. Sì, come... Il capitano. Che viene citato Totti. Il capitano. Vabbè, benvenuto. No, reaction non possiamo fare, ragazzi. Questa... Reaction non le possiamo fare, ma... Lo sai che io seguo un canale su Pornhub di una tizia spagnola che questa c'ha una marea di visual e lei fa reaction ai porno. Cioè è una cosa, è un multiverso. Ma lei, cosa dice? Ma è bellissima perché lei proprio, tu immagina come noi che facciamo reaction a un video e lei si mette là a fare reaction al porno e fa tipo wow, che verga! Fa tipo robe del genere mentre questo si fotte la tipa. Ma è fantastico! Cioè si fa la reaction a un porno. No, ma la trovi la trovi veramente subito. Okay. È molto semplice. Ma fa troppo ridere. Che verga, sì, poi. Che verga, perché in spagnolo la chiamano verga spesso. Cioè fa delle cose, ti giuro. Dicono che è Emma Fiorre, però non so se... Potrebbe essere, se la sanno tecnicamente. Sì, tutti è troppo famosa, è troppo famosa per non conoscerla. Se fanno sto nome probabilmente è lei. Da quando è che ci sta facendo? Dalla quinta elementare. 3/4. Oddio, 19k, grazie ragazzi. Ora si risolve. 19k. Bravissimo, moccione. Metà delle mie. Campione, vai. Però tu c'hai le carte. Non ho detto Pokemon, niente. Non ho detto Black niente. Lotus. Non davanti niente. I guardiani celtici che stanno lì con le pistole. Sei ospite. Non lo so, dipende. Poche volte mi è successo. Cioè. Dipende sempre dall'animazione e da come sì. Da proprio la regia vera e propria, cioè da come mi riprendono la scena. Cioè, mi è capitato anche di segarmi su una tipa inculata da un cane. Quello no, ma non è mai successo sinceramente. Era ben fatta, animazione a 60 fps. C'è il cap, no? Non il capitano Totti, il cap nel senso che quando si arriva al primo febbraio. Guarda Piro. Non lo guardi, guarda Piro. Che hai detto Pirone? Guarda Piro. Ho dei problemi grossi a questi ragazzi. Allora, praticamente su Dr. Commodore hanno condiviso la notizia che del pony. E un amico scrive, amico del... Dr. Commodore, che ricordiamo è il sito che dice che Tumblr è il famoso streamer di Casino, Ok, solo io la trovo una cosa di cattivo gusto. Io sono contrario a regalare animali domestici in generale, ma a maggior ragione se si tratta di un cavallo che per forza di cose richiede ma cura. Ma perché io ci sto pensando nel mentre che stavo lì, ho detto almeno una persona in chat ha scritto assurdo che ci sia lì un animale, ma non pensate a questa. No, no, lui pensa che io ti che abbia regalato. Tu me l'hai regalato vero e proprio, sì, certo, lo so. Lo metti a Roma, tranquillo, un bel pony, dai un po'. Di biada. Dovremmo farlo credere. Sì. Più divertente. Vi voglio bene, ragazzi, complimenti. È stato riportato via dopo. È già in cantina. 10 minuti. Bella. 720 euro per Pizza Morte, un canale pieno di sorprese. Pizza Morte.